Siamo a Città della Notte, siamo circondati da bellissime ragazze, fanciulle giovanissime, che devono esibirsi fra un po' nel teatro Cannata di Città della Notte a favore della LILT, la Lega Italiana contro i Tumori. E questi giovanissimi sono anche due atleti ballerini, perché si tratta sicuramente di giovani virgulti ballerini con forza atletica, vero? Ieri sono esibiti e sono qualificati per una importante selezione che faranno a Milano, nell'attesa poi di essere selezionati per Sanremo. Mi pare che questo sia il vostro proponimento. Ne parliamo con la direttrice di questo gruppo, che è l'ARSIS, un'associazione culturale di Lentini che si basa proprio sull'amore per la danza, se mi pare di aver capito, associazione culturale ma soprattutto per la danza, no? Sì, noi grazie. Siamo un'associazione culturale che operiamo nel territorio di Lentini da 10 anni e svolgiamo principalmente attività di danza classica, contemporanea e moderna. E all'interno abbiamo anche un coro polifonico e svolgiamo lezioni di canto per tutte le età. Niente, stasera abbiamo partecipato a questa selezione, 3 allievi hanno vinto una borsa di studio per frequentare la Sanremo Academy per un anno. 3 di queste 3 ragazze? Sì. Sono anche i maschi? Sì, o no? Sì, due uomini unici e una delle allieve. Beh, quindi loro avranno una borsa di studio per andare a frequentare questa scuola, questa Academy a Sanremo? Per quanto tempo? Per un anno innanzitutto, poi se rimarranno, insomma, saranno talentuosi, si prospetta anche la possibilità di rinnovarla. Beh, questa è una notizia positiva per noi siciliani che operiamo nel territorio. E come vi siete esibiti? Cosa avete prodotto durante questo spettacolo? Ieri c'è stata molta folla, oggi anche, sono 2 giorni, questa è la seconda serata. Si prevede per stasera un'affluenza di pubblico enorme, no? Sì, ci hanno detto che ci sarà il pienone, noi abbiamo portato un pezzo di danza contemporanea chiamato Home, che è appunto all'interno del quale partecipano 15 ballerini che fanno parte del corso di contemporaneo avanzato della scuola. Avanzato che significa? Cioè che siete ormai a un certo livello di anni di preparazione, questo è il senso? Anni e anni di corso? Sì, anni e anni di corso, perché all'interno del corso ho allievi che studiano con me anche da 10 anni, cioè da quando si è aperta la scuola, quindi me li sono cresciuti come figli in qualche modo. Beh, allora sentiamo queste figlie, vediamo un po' per prima questa bellissima ragazza bionda, lentinese, no? Io ho detto, tutti i lentini siete? Hai visto? Quindi la sera di Sicilia, bene ragazze, questi stereotipi delle ragazze o degli uomini con la copra dobbiamo abbandonarli ormai e dobbiamo assolutamente infrangere questi tabù. Allora, questa bella bionda lentinese, qual è il nome? Roberta. Poi abbiamo? Esther. Avete tutti questi segnali qui, cosa sono? Cosa sono? Simboli scaramantici, cosa sono? Cosa sono? Scenografia, giusto, il corpo viene dipinto, appunto, body sculpture, no, perché non è scolpito, body painting, ma perché lo fate? Beh, scusate, fatemi capire perché. Per la mente malata della loro insegnante, che no, ogni vabbè. Tanto ha questo no, tempo. No, vabbè, ma a parte questo, perché adesso loro poi faranno vedere questi, no? Sì, sì, no, perché, no, molto semplice, con un top, una culotte, così, tutte un po' dipinte. Perché il corpo è quello che deve essere visto, insomma. Anche per fare scena, il corpo nella danza si esibisce. Il corpo viene si interpreta una danza? Lei come si chiama? Esther. Allora, la danza viene interpretata, signorina Esther? Col corpo, ma soprattutto con il sentimento che si deve mostrare nei movimenti. Bene, benissimo. Complimenti. Ma lei l'ha preparata questa ragazza? Appunto. Va bene, brava Esther. Poi che abbiamo? Valeria. Questa vostra insegnante è esigente? No, va bene, comunque pretende molto. Cosa ha detto il maschietto? Vediamo cosa ha detto. Cosa ha detto il maschietto? Ho detto che è cinese. Ah, è cinese? Beh, ma perché cinese? Per via degli occhi a mandorla. È una bella cinese, ma in che senso cinese? Per il tipo di lezioni che imposta. I cinesi come impostano le lezioni? Scusatemi, perdonatemi, questa mia nuvola che mi annebbia la mente. I cinesi che fanno? Che sono
fanno, sono una specie di squadrone fascista, gli allievi più che degli allievi e ballerini. Cioè c'è proprio una dittatura qua. Sì, vero, affatto, poi in realtà. Cioè io la vorrei creare, però poi il sentimento prevale, che ci possiamo fare? Il sentimento è l'arte, il sentimento, il romanticismo. No, lei come si chiama, scusi? Cristina. Ah, Cristina, un nome bello. Cristina, abbiamo anche qualche altra Cristina, svedese, anche la regina di Svezia, Cristina. E allora, Cristina, che cosa vogliamo dire ai nostri connazionali del nord? Venite a trovarci qui in Sicilia? Sì, perché la Sicilia è molto bella e poi niente, cioè... Beh, abbiamo il sole, scuola di danza, ecco, giusto, abbiamo una scuola di danza. Va bene, allora, mi pare che abbiamo un altro tempo, abbiamo finito, benissimo. Abbiamo soltanto pochi minuti per dire all'associazione Lentinesi Arsis in bocca al lupo, crepi il lupo o in culo alla balena, insomma, dite quello che vuoi. Poi c'è l'ultima frase che è merda, 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 nel campo dello spettacolo, lo sanno forse anche i bambini, ma noi lo ripetiamo in tono scaramantico, merda, merda, merda.